Buonasera da Canale Sicilia. Questa sera il nostro ospite è l'ingegnere Francesco Casamento. L'ingegnere è un esperto di energie rinnovabili, di fotovoltaico, però questa sera diciamo, l'argomento che tratteremo con lui non sarà la sua professione, ma un argomento che va più sul civile, sul sociale e sul politico. Lui è stato sostenitore nella passata campagna elettorale della lista Un paese in comune, lista che poi ha vinto e che tuttora governa con il sindaco Edoardo Spinella. Dopo il 6 maggio, però, mano a mano, passando il tempo, in questo anno e mezzo, l'ingegnere ha, diciamo, pensato bene di voler fare un punto della situazione, il suo punto di vista della situazione politica gioiosana. Per cui io gli lascio subito la parola e a lui le sue considerazioni su questo ultimo anno e mezzo. Io ringrazio voi e naturalmente ringrazio soprattutto il pubblico che ci segue. Allora, più che un'intervista, io voglio fare più che altro un discorso, diciamo un po' una discussione tra amici, invece dal bar la facciamo anche perché non sono pratico alle interviste. Sì, è vero, finora sono stato un fautore ed è pure vero che, faccio sempre questo esempio, appena il Titanic affondava, io sono stato quello che ha preso la barchetta e se n'è andato, perché ho sostenuto e ancora oggi sono convinto di aver fatto bene fino al 6 maggio a sostenere il dottore con tutta la sua amministrazione, perché ero convintissimo di quei programmi. Però è pur vero che sono stato il primo, ripeto, tra virgolette, ad abbandonare la nave per diversi motivi. Non sono qua per criticare, non mi interessa, io dico il mio punto di I vista. motivi, ecco. I motivi, sono tanti. I motivi sono tanti perché, immagino pure che tutto quello che si è detto prima delle elezioni, ipotizzo pure che, una volta, entrati, tra virgolette, al comune, i problemi sono evidentemente talmente tanti che probabilmente non si ha in un primo momento la lucidità oppure le cose che si dicono durante la campagna elettorale, poi magari probabilmente è difficile ad attuare. Però la cosa bella era lo slogan La voglia di cambiare. Allora, se non si fa nulla, sicuramente non si ottiene nulla. Se si prova a fare qualcosa, non è detto che si ottiene qualcosa, però potrebbe accadere qualcosa. Ecco. Alla fine quello che è mancato, l'entusiasmo, tutto quello che aveva prima, si può ridurre in queste due, in questa semplice considerazione, niente di più. Io penso di aver fatto nel mio piccolo, non mi permetto nemmeno di, c'è stata mia cognata che si è candidata, quindi addirittura sono stato pure contento, l'ho aiutata naturalmente, come sia, ma soprattutto quello che mi piaceva a me di tutto quel gruppo era proprio la progettualità. Un progetto, io sono tecnico, che poi a mio giudizio, quindi non mi permetto, non si è verificato per tantissimi motivi, o meglio, non si sta verificando. Ecco, io mi ricordo, scusami, che c'era un gruppo attorno, diciamo, a quella lista, si era creato un movimento. Quel movimento doveva, dopo le elezioni, continuare a crescere ed aiutare l'amministrazione nel proprio operato. Ad oggi, questo gruppo esiste ancora? Ci sono delle riunioni? Oppure si è disgregato completamente? Allora, il gruppo è vero, era nato, io ho fatto parte fino a dicembre dello scorso anno, e anche là c'era una. Allora, il gruppo era composto da tante persone vicine, diciamo, a questa amministrazione, persone eccezionali, nulla da dire, e anche quel gruppo aveva una bella finalità. Io dicevo sempre che quel gruppo era l'opposizione della maggioranza, nel senso che doveva essere bravo un po' a stimolare, un po' a evidenziare i problemi, non dare le soluzioni, ma cercare di evidenziare e di aiutare con quello sprono coloro che erano là, anche perché c'era stato fatto un discorso che ogni consigliere, ogni persona si doveva occupare di determinate cose, quindi io sono tecnico, però ci sarà la parte economica, la parte legale, insomma, ognuno si doveva legare delle sue cose. Io ho fatto parte di questo gruppo e sono pure contento che l'ho fatto, anche perché ho avuto la possibilità di conoscere, dico, siamo a Gioiosa, conoscevo un po' tutti, però di approfondire.
Ad un certo punto anche là ho capito che quel discorso, ripeto, non delle persone, ma quel discorso finalizzato a quel gruppo che doveva aiutare quest'altro gruppo, a mio giudizio non si verificava. E anche là, come fatto, diciamo, è stato l'elemento chiave, a dicembre ho lasciato tutto, tra virgolette. Mi permetto di fare un'altra considerazione. Perché dicembre? Io a dicembre dovevo fare una mia scelta. Intanto mi era piaciuto, io per me forse i primi anni, insomma, che mi avvicino alla politica, e mi sono appassionato. Mi sono appassionato anche perché mia mamma mi dice che c'era mio nonno Carmelo Mirenda, che faceva già parte, ai tempi, poveretto, è morto nel 2000, nella politica pirainese. Lui è stato un grande, fedelissimo, tra virgolette, del grande Germanà, quindi magari in questa occasione ho avuto modo di suscitare vecchie cose, quindi mi sono interessato e mi piace tuttora e vedo che mi piace. Perché dicembre? A dicembre io avevo una strada. La mia strada era o tornavo un attimino come prima, perché per me era come un progetto che si era interrotto, ripeto, personalmente, poi magari non è così, o andare avanti. La prima persona che ho chiamato è stata mia cognata. A mia cognata ho detto: guarda, ho deciso di andare avanti. Io ad oggi ho mandato una quarantina di lettere. Le prime lettere io le ho inviate a tutti, compresa mia cognata. Con mia cognata per circa 4 mesi abbiamo fatto una scelta, penso intelligente. Dal punto di vista della politica non ci siamo, tra virgolette, non ci siamo più confrontati. Perché io gli ho espresso determinate cose, lei giustamente faceva parte. Ci tengo a precisare, così come ho fatto con mia cognata, ho fatto anche con Maria Grazia, con l'ingegnere Giardina, ma non perché là c'è un rapporto di lavoro. Quindi in quel momento, dopo un paio di mesi, previa smentita naturalmente, ho detto a Maria Grazia: guarda, tu stai facendo un percorso, io non mi ritrovo più nel progetto, ti prego, parliamo di tutto, ma non di politica, anche perché ci metteremmo in difficoltà entrambi, io potrei estrarti delle notizie, non mi interessa, non mi piace più. Dopodiché ho cercato da solo di, tra virgolette, di andare avanti, e ho iniziato a seguire un po' i consigli comunali. Mi sono interessato, come sapete, soprattutto del depuratore, ma ce ne sono tante cose. Naturalmente mi sono interessato prima di tutto delle cose tecniche, perché è un po' il mio campo, quindi è dove io mi sento più bravo, tra virgolette, no? Mentre le altre cose, però, ripeto, mi piace, sono entusiasta, quindi voglio fare un qualcosa. Ecco, mettiamola Ecco, così. Mettiamola, facciamo allora, sennò sono dei discorsi che campano in aria, scusa. perfetto, vuoi fare un qualcosa? Visto che dici abbandoniamo la nave che affonda, facendo appunto l'esempio del Titanic, che cosa c'è in mente? Che progetto ha l'ingegnere? Parliamo di progetti, quindi Per gioiosa, un sempre. progetto ce lo deve avere. Allora, io ho pensato di fare questo. Io voglio fare un gruppo serio politico sin d'ora, e ho parlato con tantissime persone che sono entusiaste. Le persone siamo in due, io e mio fratello, e ci siamo autoconvocati, io presidente e lui vicepresidente. Sempre Quindi in in famiglia. famiglia, tranquilli, quindi non abbiamo ostacoli, perché la nostra bella cosa è: vogliamo persone ambiziose, cioè vogliamo fare un gruppo dove ci sono persone ambiziose. Ambiziose significa dichiarare da prima quello che si vuole fare. Io faccio questo gruppo non perché mi immortalo per gioiosa, non è vero. Io mi immortalo anche per gioiosa. Attenzione, cosa voglio dire? Voglio dire questo, faccio un esempio così magari sono chiaro. Io voglio entrare in politica, voglio fare queste cose perché voglio avere prima di tutto un beneficio personale, e vi spiego pure cosa voglio dire. Con personale non è che significa che c'è il cassetto, stira e mi prendi i soldi. Io, per esempio, tra le mie attività faccio il mediatore. Il mediatore, che non c'entra nulla con l'ingegnere, è una figura, faccio parte dell'ADR Center, ora, anzi, il prossimo mese devo andare a Roma. Ho fatto sto corso, faccio parte di questa zona, non c'entra nulla con l'ingegnere, però mi ha permesso di conoscere tanti avvocati. Uno di questi avvocati, per esempio, quando fa le diatribe in Sicilia, ma parliamo con grosse imprese, l'Impregilo, eccetera, eccetera, grazie a questa mediazione sto lavorando. Quindi per me ho fatto la mediazione, e al di là di
far parte di questo gruppo di mediazione e quindi di raggiungere l'obiettivo della mediazione, sto raggiungendo anche delle cose personali. Io intendo l'ambizione in questo. Io ho l'ambizione di fare un qualcosa per me, quindi che ne so, io voglio fare il vice sindaco. Ottimo. Lo dico prima e dico pure i motivi e qual è il mio vantaggio. Io facendo il vice sindaco, penso che avrò nella mia vita la possibilità di incontrare 100 persone. Di queste 100 persone, probabilmente grazie a 10 persone, può beneficiare anche la mia professione. Chiaro, non, a me quel discorso io sento di il dovere di non mi interessa. Quindi queste sono le caratteristiche di questo gruppo che io voglio creare. In questo momento da questo gruppo tengo fuori mia cognata. Perché? Perché lei giustamente è impegnata in questa sua lotta e la deve continuare, deve portare avanti. Sarà lei col tempo, se ci vedrà bene, sarà la prima, naturalmente la porta è aperta, ripeto, per ora siamo in due, io e mio fratello, quindi. Però che caratteristiche deve avere questo gruppo? Questo gruppo deve avere la caratteristica che già sin d'ora si mette a lavorare, formato quindi da persone ambiziose, altrimenti non ha senso fare un gruppo. Ogni persona che entra in questo gruppo deve dichiarare da subito cosa vuole fare, altrimenti non ha senso, a mio giudizio, fare un gruppo e oltretutto così presto. Perché la cosa più conveniente qual è? Aspettare oppure fare un gruppetto perché poi quel gruppo vale 100 voti, al momento non mi interessa. Quindi, Non mi interessa. ingegnere, prima ha detto, siamo io e mio fratello, quindi il suo obiettivo in questo momento è allargare la cerchia di persone che hanno voglia di spendersi, che hanno diciamo, progetti, progettualità in mente, cose che possono essere per il bene di Gioiosa, del paese, della collettività in Perfetto, genere. perfetto. A me interessa due caratteristiche: ambizione personale e ambizione per il paese. Diceva un mio vecchio datore di lavoro: io non, se tu non sei capace di difenderti le tue cose, non sarai mai capace di difendere le mie. La stessa cosa con Gioiosa: se io non sono capace di avere quindi un minimo di ambizione, un minimo di cose, non sarò capace di aiutare te, di aiutare gli altri, naturalmente nel discorso della collettività. Il panorama politico gioiosano, bene o male, lo conosciamo tutti, personaggi più o meno importanti, ambiziosi, che hanno fatto politica, che si affacciano, che vorrebbero affacciarsi. Ci avete già pensato a chi potrebbe essere, diciamo, l'icona, chiamiamola così, magari è una parola troppo grossa. Sì, io ci ho pensato. Infatti mi sono dichiarato vice sindaco, non sindaco, no, L'ho presidente notato, appunto, l'ho dell'associazione e notato. vicepresidente di mio fratello, però non voglio fare il sindaco in questo momento. Forse lo vorrà fare mia cognata, non lo so. Vabbè, Anche sarebbe se un'ottima scelta. mia cognata io la vedo in questo momento così. Mia cognata la vedo come colei che ha abbandonato un sogno ed è stata costretta ad alzare l'asticella delle competenze. Ma non così, molto. Perché mia cognata l'ho vista studiare leggi, cose tecniche, non penso che se non faceva la sua, che la sua, se la sua coscienza, io penso che, ok, si rendeva indipendente, si metteva da parte e finiva là nell'attesa di. È stata costretta ad azzerare un sogno, perché di sogno si tratta, e non solo l'ha azzerato, ma ha dovuto iniziare una nuova vita, tra virgolette, sotto questo punto di vista, perché la sua competenza, lei studia in questo momento. Quindi io sfido, anzi, spero che qualche altro lo faccia. E quando si dice, perché naturalmente al bar si dice, ah, ma no, perché c'è sua cognata, ottimo. Io invito tutti gli altri consiglieri che hanno parenti o che pensano che persone li possano aiutare, che siano altri tecnici, che siano legali. Io dico, magari ogni consigliere, per quello che si può, nei limiti che si può essere Prenda aiutato. coscienza dei propri E compiti, certo, del proprio è ruolo, chiaro che se insomma. mia cognata mi deve chiedere una cosa tecnica sul depuratore, io mi offendo se non me lo chiede a me. È chiaro che se deve chiedere una cosa sul Gioiosa Guardia, se me lo chiede a me, perché la storia io non. La chiederà a chi di Ha un competenza, è tecnico, è chiaro, normale. no? Allora, mi chiedevi giustamente il succo.
Allora, la persona deve avere queste caratteristiche, poi alla fine farò pure il nome. Ah, bene, Quindi quindi siamo già in uno andiamo stadio fuori da tutti i canoni, avanzato. cioè non è successo, penso mai, in tutta l'Italia che 3 anni e mezzo prima, quindi siamo proprio al top, siamo diventati pazzi, tra virgolette. Allora, ripeto, il Potrebbe essere un sindrome. modo di vedere diverso che potrebbe portare a dei cambiamenti sostanziali. Me lo Forse auguro, questo è il mio vediamo. scopo, perché continuare così, ripeto, negli ultimi 4-5 anni, dire che a Gioia si è fatta politica e io sono l'ultimo a parlare, perché non capisco, a me sembra che. Comunque, la persona deve avere questi requisiti, deve essere ambizioso. Deve essere ambizioso e la persona ambiziosa vuol dire che gli deve rischiare, cioè. Deve avere la capacità di dire sono ambizioso e si deve mettere naturalmente, devono essere le persone poi, però lui lo deve dichiarare prima. Poi deve avere un'esperienza, ma non un'esperienza politica, non serve avere l'esperienza politica a mio giudizio. È una componente, ma bisogna avere una competenza per il funzionamento della macchina amministrativa, che è diverso. Il comune e poi deve avere la caratteristica di un imprenditore. Perché? Per me il comune io lo intendo come un'azienda. Arriva il sindaco e si trova un'azienda. E come io ho la nostra piccola azienda, qual è la differenza? Io i collaboratori me li scelgo io. Là, dal punto di vista, diciamo, politico-amministrativo, allora il sindaco, cioè i consiglieri, avrà la facoltà di scegliere i suoi assessori, eccetera, eccetera. Ma il nucleo, la parte forte, già se la ritrova. Quindi probabilmente, ecco il paragone che faccio io tra l'impresa e questo, probabilmente una delle cose da fare è lavorare anche sulle. Perché probabilmente si dice, cosa si dice in bar? Ah, tanto non fanno nulla, qua, là, probabilmente, e ci sono le persone valide, ne sono sicuro, probabilmente vanno spronate, magari, non lo so, io non ho la più pallida idea, perché poi magari, però sicuramente le persone, la loro esperienza, che ci sono là, tra virgolette, sono una risorsa da sfruttare. Quindi qualsiasi persona arriva là, precedentemente dice A non è buono, B non è buono, C non è buono, no. Prima di dire A, B o C, bisogna vedere cosa fa A, quali sono i suoi margini, cosa fa B, quali sono i suoi margini, un po' quello nel piccolo. Quindi queste sono le caratteristiche delle Caratteristiche. cose. Voi detto il nome, te lo dico. A mio Siamo giudizio, curiosi a questo punto arrivato. la persona ad oggi che vedo che può fare questo è Giovanni Princiotta. Giovanni Princiotta non sa che io sto facendo questa intervista, vi giuro. Giovanni Princiotta è ambizioso perché per mettersi, e io non l'ho votato, attenzione, Giovanni Princiotta si è messo 2 volte, io non l'ho votato, ma non perché avevo qualcosa contro Giovanni, perché credevo, sia la volta prima quando c'è stato il sindaco Ignazio, sia questa volta, credevo che dall'altro lato la parte progettuale era, tra virgolette, migliore. Però la persona Giovanni non si discute, così come quando è stato consiglio provinciale io l'ho votato, però per 2 volte no. Incarna le caratteristiche dell'imprenditore, perché secondo me ce li ha e quindi per me e per altre cose giustamente che ipotizzo io, che poi magari non si concretizzeranno, io non lo so, è una mia idea, cioè io faccio l'inverso, mentre in generale magari un anno prima dalle elezioni si crea un gruppo. Io partecipo a quel gruppo, io stavolta faccio l'inverso. Prima che il gruppo dichiarando chi deve fare il sindaco 3 anni e mezzo prima. Magari sbaglio, ma è questo quello che desidero fare. E invito tutti coloro che, tra virgolette, in questo momento la pensano come me, però con strada facendo, purché il canovaccio resta questo, sono disposto ad andare avanti senza problemi e senza cose, con calma, tranquillità. Quindi l'appello l'ingegnere l'ha lanciato. Lui cerca persone che abbiano in mente progettualità, che abbiano spirito di iniziativa e tanta voglia, anche tanta volontà di andare avanti. Quindi fatevi avanti, ha anche già il nome, pensa al possibile sindaco, probabile prossimo sindaco, Il vice ancora sindaco, che mi sono candidato è io, vice sindaco, no? si è candidato, quindi non cercate Non c'è state cariche. cariche perché le due più importanti sono coperte, quindi.
Noi abbiamo finito, la ringraziamo. Arrivederci, tanti. Grazie, grazie a voi.